Ospite del nostro telegiornale Ettore Ribaudo, esperto ambientale, parliamo dunque di energia sostenibile alternativa. Ribaudo, tanto parlare, ma per il momento va detto, si fanno sempre le cose all'italiana, no? Direi, Anche da queste parti. Ma direi proprio di sì. Abbiamo una giunta che professa la green economy. Io rammento che noi abbiamo il costo dell'energia più alto d'Europa e abbiamo l'incidenza del costo dell'energia rispetto al PIL di 2,1. Abbiamo una regressione di meno 2,5, cioè a dire possiamo risparmiare tantissimo risparmiando energia. Noi ma mi permetta, la green economy, cosa vuol dire green economy? Cioè è solo il discorso pannelli solari oppure si può usare anche, come si dice, gli scarti di lavorazione degli animali? No, anche gli scarti di lavorazione degli animali. Io un anno fa proposi alla vecchia amministrazione di centrodestra un'idea, che era quella di fare una joint venture con capogruppo la regione, con le quattro province friulane, in modo da utilizzare e fare dello stoccaggio, della trasformazione di letame o di scarti di lavorazione, farlo diventare biometano, in modo tale da renderci energeticamente liberi dalla benzina. Ecco, e questo mi consenta, a livello di costi, che vantaggio c'era in questo caso? Il vantaggio è enorme, abbiamo visto che il costo della benzina è proporzionalmente aumentato ogni anno, tant'è vero che l'autotrasportatore si lamenta, e abbiamo visto gli ultimi rincari, del prezzo esorbitante della benzina per l'autotrasporto. In questa maniera noi utilizzando, o meglio, convertendo i mezzi di trasporto pubblici in biometano, possiamo avere un risparmio energetico del 100% rispetto alla... Però mi permetta, la domanda nasce spontanea, il biometano come si ricava in questo caso? Dalla trasformazione o chimica, in questo caso per fermentazione, della massa inerte del letame o degli scarti di lavoro, mediante soluzioni chimiche si può permettere di diventare biometano. E allora da giornalista di provincia le dico, la cosa puzza, ecco perché non si è fatto? Ma puzza in doppio senso, prima perché sono scarti di lavorazione e questo puzza già di perché non c'è un tornaconto, questo è il discorso. No, forse perché non c'è effettivamente il tornaconto, parliamo economico, perché alla fine torniamo sempre lì. A chi giova mantenere ancora questo parco a benzina quando sappiamo perfettamente che l'ecosostenibilità può sicuramente passare dal risparmio energetico, in questo caso dal carburante. L'85%, rammento, dei trasporti avviene ancora su strade. Eh beh, abbiamo visto, insomma. Esatto. Secondo lei quando andremo nella modernità, anche dalle nostre parti, ci sarà soprattutto questa modernità? A voler essere pessimisti direi il 31 giugno. Però essere realistici bisognerebbe farlo quanto prima, perché l'Italia e la regione Friuli Venezia Giulia non possono ancora aspettare il treno che continua ancora a passare, ma noi stiamo ancora aspettando che si fermi. Dobbiamo essere noi a fermare il treno e salirci sopra. In altre parti d'Europa lo fanno, noi no. Bene, grazie a Ettore Ribaudo, grazie a voi. Esperto ambientale non solo. Suona il telefono perché il tempo a nostra disposizione è terminato e dunque dopo il break pubblicitario la borsa e la linea al collega Rosario Padovano per le